Buongiorno a tutti, io sono Monica Io Valentina. e oggi siamo qui in compagnia di Carlo Montanaro. Buongiorno. Intanto la ringrazio per essere qui. Lei ha avuto una carriera affascinante, tracciata da importanti ruoli accademici e istituzionali. Collabora dall'inizio con il Ca' Foscari Short Film Festival, ma quest'anno lei è il protagonista del programma speciale in occasione della decennale della sua Fabbrica del Vedere. La prima domanda che le poniamo infatti riguarda proprio questo argomento. Come mai hai deciso di chiamarla la Fabbrica del Vedere e quale significato particolare ha per lei? Allora, cominciamo con il dire che è l'etichetta messa sopra la bocca delle lettere, perché dal punto di vista fiscale o quant'altro non ha nessun significato. Guardando il mio campanello c'è proprio scritto Carlo Montanaro, la fabbrica del vedere dell'archivio Carlo Montanaro, che non è un arruffamento di cose diverse, è che in realtà dal punto di vista appunto ufficiale, l'unica cosa che io posso dire come legato alla cultura e riconosciuto è l'archivio che è nato nel 2010 per far partire un progetto importante e affascinante che erano i 100 anni, celebrare i 100 anni della nascita di Francesco Pasinetti, i cui materiali residui relativamente a incendi, dispersioni e cose varie, soprattutto a causa della morte improvvisa ad un'età molto giovane, in realtà in qualche modo ero riuscito a salvarli, a tenerli, a trattenerli e con l'autorizzazione della vedova e del fratello, tuttora io gestisco ufficialmente questo materiale. Quindi era giusto per ragioni proprio tecniche che per riuscire ad avere accesso a una legge speciale che la Regione del Veneto ha fatto da molti anni per celebrare appunto una ricorrenza relativamente a una persona della cultura, serve un'associazione regolarmente riconosciuta. E quindi ecco che ufficialmente, ripeto, io rappresento me stesso, in realtà l'ho fondata con mio nipote Giovanni che lavora in altri campi culturali, oltre a fare l'avvocato che è scrittore, ma sostanzialmente soprattutto io questa associazione l'avevo fondata con Alberto Prandi, che è un grande storico della fotografia, organizzatore, eccetera, che purtroppo ci ha lasciato parecchi anni fa oramai, e quindi attualmente l'associazione, poi è subentrata mia moglie, che è Elisabetta di Sopra, che fa la videoartista e che è celebrata anche allo Short, perché collabora da sempre anche con lo Short Film Festival come videoartista. Allora, Fabbrica del Vedere è stata una lunga gestazione perché abbiamo provato come posso dire, sigle o cose di questo genere. Però alla fine mi sono convinto perché credo sia importante collegare quello che a me interessa, cioè lo spettacolo e la documentazione e tutto quello che può essere collegato alla conoscenza attraverso la vista, in realtà è un qualcosa che costa fatica. E la fatica normalmente è quella della fabbrica. Al di là di fabbriche molto più famose della cultura del Novecento, in Russia, di qua, di là, di su, di giù, in realtà molte volte si è usata questa parola per definire qualcosa di potenzialmente importante dal punto di vista appunto culturale. E quindi la cosa ha un po', non dico urtato, ha dovuto entrare un po' nelle orecchie di coloro i quali e le quali stavano provando a loro volta a darmi dei suggerimenti, ma poi alla fine ho visto che funzionava. Però la cosa divertente è che molto spesso si dice l'associazione Fabbrica del Vedere invece non esiste, perché questo posto dove io ho collocato i miei materiali è molto banalmente la mia seconda casa. E questo significa che siccome io l'ho comperata, l'ho restaurata e continuo a gestirla per la cultura, io pago più tasse, pago per ogni fornitura con più denaro, perché effettivamente non essendoci questo riconoscimento ottenibile con cose più, se vogliamo, burocraticamente complesse, cosa che mi fanno terrore più che il lavorare, in realtà credo che resterà così la cosa. Ecco. Comunque, Fabbrica del Vedere mi piace molto, effettivamente sì. Grazie. Grazie, allora vado io con la seconda
spazio di grande rilievo artistico didattico, come ha dato e come può continuare a contribuire allo sviluppo della comunità veneziana? Questo è un discorso molto complicato, molto complicato. Io credo che Venezia stia attraversando un momento di grande crisi, crisi di stabilità, crisi di identità, e non solo per l'uscita dalla pandemia, ma perché io continuo a vedere su Venezia quello che qualcuno non vede discutendo con amici o con persone collegate al mondo della cultura, qualche volta non troviamo l'accordo, ma io da molti anni ho cominciato a dire, da quando in particolar modo intorno a Piazza San Marco sono sparite certe botteghe, più per dire c'era l'Alitalia che aveva l'ufficio per vendere biglietti, erano cose più facilmente collegabili a un turismo non esasperatamente importante, poi è cominciata la caccia delle griff, delle famose case, scarpe, vestiti, borsette, accessori e quant'altro, e lì io credo di aver capito una cosa che secondo me continua spostandosi di asse, ovvero che Venezia è fondamentale promozionalmente, nel senso che le spese, volendo qualche volta in più negative o il mancato guadagno rispetto a un qualcosa che tu pensi debba essere in equilibrio, cioè tu dici, beh, è una bottega, al manco che venga fuori le spese, insomma, no? Invece tante volte, se tu fai il calcolo, dici, ma com'è possibile che quello che vende quella cosa lì e vende pochissimo sia contento di esserci comunque? Perché è a carico della pubblicità, perché nel sacchetto ci deve essere scritto il logo e poi magari Parigi, New York, Roma, Venezia. E quindi ecco che solo il fatto di essere a Venezia è fondamentale. Questo, che io ho cominciato a vedere molti anni fa, sta spostandosi sempre di più verso la cultura. Qualcuno non è d'accordo con la mia visione, mi dice, mai visto tanto impegno culturale, artisti che prendono case, le restaurano, fanno le loro fondazioni? Secondo me, questo artista, più che porsi come elemento importante per la cultura veneziana, dice, io devo essere a Venezia perché è una marcia in più. Il fatto che la mia fondazione o una delle mie fondazioni sia anche a Venezia. E questo mi fa male, perché vuol dire che la città resta sempre sullo sfondo, non è mai protagonista. E un'altra cosa che io non amo e che fa parte un po' di questo, è la diffusione oramai quasi capillare, ci sono caduto dentro anch'io, avrò un padiglione della Biennale, non ho potuto dire di no a degli amici, la fabbrica vedere è molto piccola, in realtà però una piccola nazione dell'Africa, tramite degli amici che hanno insistito, mi hanno convinto, vabbè, fermo anche quello. Però ecco, la Biennale diffusa in realtà è un'altra delle cose che apparentemente è importantissima, perché vuol dire in ogni dove ci sono queste situazioni che possono essere importanti, ma vorrei proprio sapere chi arriva a Venezia e sta un mese andando alla disperata ricerca, al di là dei posti classici, i giardini della Biennale, oramai l'arsenale sempre più diffuso, eccetera, eccetera, e poi ovunque chi va in cerca con la mappa per andare a vedere tutto, non credo, oppure trovargliene uno ti che fa un monumento, insomma. E quindi questa identità della città secondo me si va un po' perdendo, mentre a me piacerebbe che si ribadisse sempre di più da dove viene, quantomeno. Prima diamo seriamente un'identità alla città. E ci sono ancora degli aspetti anche culturali della città che restano un po' di sfondo, a mio avviso, e sono quelli all'interno dei quali io mi sto muovendo proprio con l'associazione culturale e con la fabbrica del vedere. Va bene, grazie. Ultima domanda, pensa di continuare a espanderla? Ci sono nuovi oggetti che vorrebbe acquistare o qualche progetto futuro che vorrebbe realizzare? Allora, una volta si diceva, vada in terra che se ti trovi un taccuino, cioè cercare magari del denaro perduto, ma
con la fortuna che ho io sono convinto di trovare una fattura da pagare, una cambiale, qualcosa del genere. Quindi non è su questo che conto. Certamente che appena ho l'opportunità di avere una piccola cosa in più, siccome allora, la fabbrica deve vedere come la collezione parte da quando è possibile riprodurre l'immagine. Quindi io comincio, facciamo un nome a caso, Canaletto da un lato, ovviamente delle incisioni, non certamente delle pitture, ed è quello che si vede davanti agli occhi. Quello che invece ha bisogno del buio e ha bisogno della strumentazione per vedere, cioè tipo quello che era il cinema una volta, eccetera, eccetera, e che è tuttora il cinema naturalmente, cioè ho un altro elemento importante che è l'Ars Magna Lucis et Umbrae di Athanasius Kircher, che è la prima descrizione della magica lucerna, che poi per noi è la lanterna magica. Quindi su questi due filoni io sto cercando di compattare sempre di più materiali, e l'ultimo importante l'ho beccato all'inizio proprio del 2024, un pontioscopio, che è una macchina di legno con delle lenti molto, una in particolare lente molto importante, che serve a vedere con possibile rilievo un'immagine fotografica normale, non la stereoscopia, perché sotto ha anche le due finestrine con le due lenti, anche per vedere quello che dalla fine del Settecento si chiama proprio stereoscopia, cioè quello che simula la faccia e l'intelligenza umana, cioè attraverso i due occhi io capisco la terza dimensione. Lì effettivamente, siccome con tutti e due gli occhi si guarda una sola lente che ingrandisce una fotografia che è posta di fronte, l'effetto tridimensionale continua a essere, anzi, appare quasi magico, insomma, ecco. Ed era la perizia che lui aveva, questo Carlo Ponti svizzero, a fare proprio le lenti. Detto questo, io continuerò certo a cercare queste cose qua, sperando anche di avere fortuna, di trovare cose senza dover indebitarmi o cose di questo tipo. Però io credo assolutamente fondamentale che si riesca nella città che ha avuto forse più pitture su se stessa, che ha avuto più, o quantomeno è fra le più, se non diciamo assolutamente la più e basta, ma più andiamo avanti verso le cose tecnologiche e lasciamo alle spalle le cose prettamente artistiche, cioè la pittura, l'incisione, quelle cose lì, ci troviamo davanti alla città che probabilmente ha più citazioni dal punto di vista dell'utilizzo, quindi fotografia, cinema, video e cose di questo tipo. Però alle spalle di tutto questo non c'è solo l'artista assoluto. Facciamo un esempio a caso, forse l'ho già detto un'altra volta, forse a suo tempo proprio nell'edizione dello show di quell'anno. Credo 3 o 4 anni fa si celebrava con Matera i 50 anni della realizzazione del Vangelo secondo Matteo. E Pasolini, Vangelo secondo Matteo, Vangelo secondo la Sera, Pasolini. E io dicevo no, non è solo Pasolini. Casualmente, perché Matera, come Matera si innesta in altre realtà, come ad esempio in un bianco e nero straordinario si collocano dei vestiti senza tempo, ed ecco che ci sono già due elementi, scenografia e costume, che probabilmente sono, anzi sicuramente sono stati concordati insieme, però sono stati demandati a Danilo Donati, costumista, che poi è stato un grande anche scenografo, eccetera, eccetera, e in particolare un veneziano. E mi arrabbiavo che non si è mai celebrato questo signore. Abbiamo fatto alla Videoteca Pasinetti un pomeriggio, ma poi la roba è rimasta là, Luigi Scaccianoce, Gigi Scaccianoce, grandissimo, che ha lavorato con tantissimi e che ha contribuito alle nascite nel 1970, quando con l'uscita del film Anonimo Veneziano, fra pianti e sorrisi e espressioni d'amore, vada a essere manco il 15% dei fiori di più in quell'anno, perché fra la musica e tutto il resto è un film che ha strappato il cuore a tutte le giovani coppie che si erano ammogliate in quel periodo. Battutaccia assolutamente banale, che forse sarebbe meglio tagliare, ma forse si può anche lasciare, conoscendomi va bene così. E ripeto, quello che a me piacerebbe all'interno di questa cultura veneziana è che si ripercorresse questo momento facendo riferimento a quello che era la caratteristica fondamentale
dell'espressione artistica, che allora non si chiamava così perché era un mestiere, ovvero la bottega. I grandi pittori, non è che si svegliava la mattina e aveva un cavalletto e si mettevano a pitturare, erano almeno una squadra di personaggi, uno che andava a comperare i materiali per fare i colori, quell'altro che abbozzava, quell'altro che aiutava il maestro, e il maestro che decideva e rifiniva. Quindi c'è un qualcosa che si è perduto oramai. Tra l'altro, uno dei vari governi Berlusconi hanno abolito l'Istituto d'Arte, facendo, secondo me, un qualcosa di assolutamente drammatico. Addirittura la gente viene in Italia per comprare i cuoi, per comprare le scarpe, per comprare la moda, per comprare le cose artigianali, e dove si insegnava a fare artigianato è stato abolito con un colpo di spugna, perché tutti gli istituti d'arte sono diventati doppioni dei licei artistici, quando andavano benissimo tutti e due, bisognava solo ristrutturarlo. Quindi questo discorso della bottega è un discorso importantissimo, e in particolare in una città come Venezia, dove i grandi pittori Tintoretto, Tiziano, e sotto ce n'erano almeno altri 100, forse, se non di più, che continuavano onorevolmente a mantenere le loro famiglie facendo questo lavoro. E sono pitture che sono ancora esistenti, girano, non dico dove, se no va a finire che posso fare delle polemiche un po' gratuite, dato che è un personaggio che in questo momento è un po' come posso dire, preso di mira, ha dovuto dimettersi da sottosegretario, mi fermo lì. Comunque, effettivamente c'è un qualcosa che a mio avviso andrebbe ripreso, ribadito, e forse aiuterebbe a conoscere anche meglio la struttura e come si viveva una volta a Venezia e come si dovrebbe ricominciare a vivere oggi, forse, per chi ha la fortuna o la sfortuna di continuare ad averla scelta come città della sua vita. Va bene, ringraziamo. Basta così. Va bene. Buona continuazione. Incrociamo le dita. A voi, buon lavoro a tutti. Ciao ciao. Grazie anche a lei.